9 furbetti della patente sono stati denunciati dalla polizia stradale, hanno tentato di truffare all'esame di guida. Chiedeva la mutua ma non era malato, anzi probabilmente andava a lavorare al mercato, a processo un napoletano. Inaugurata a Cuneo la biglietteria unica del consorzio Granda Bus, intanto parte la sperimentazione delle tariffe del trasporto pubblico locale. I cuneesi si stanno abituando a pagare i ticket sanitari online, a dirlo sono i dati resi noti dall'ASL Cuneo 1. Ben ritrovati cari telespettatori con un nuovo appuntamento con l'informazione di Telegranda curato dalla nostra redazione. Apriamo il notiziario con la cronaca: è salvo e non ha riportato ferite gravi l'escursionista travolto da una slavina oggi giovedì 1 febbraio durante una gita con un gruppo di amici lungo l'itinerario che conduce alla Rocca dell'Abisso sopra Limone. L'uomo stava percorrendo il sentiero a circa 600 metri dalla vetta quando una massa di neve si è staccata dalla montagna e l'ha travolto. La guida alpina francese che accompagnava il gruppo ha dato l'allarme, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino con un elicottero. Estratto dalla neve, l'escursionista è stato trasferito in valle. Sempre per la cronaca, 9 persone sono state denunciate dalla polizia stradale per aver tentato di truffare all'esame di guida della patente, chi sostituendosi ad altre persone, chi invece utilizzando gli smartphone. 4 uomini del Niger e della Guinea denunciati per sostituzione di persone, successo nei giorni scorsi agli uffici della motorizzazione civile di Madonna dell'Olmo di Cuneo. Obiettivo dei 4: conseguire illecitamente la patente di guida per altrettante persone. Il giorno dell'esame di teoria infatti si erano presentati alla motorizzazione al posto dei veri candidati e con il loro documento d'identità. Nella stessa sessione d'esame denunciate anche altre 5 persone sorprese a usare i propri smartphone per ricevere da complici esterni suggerimenti utili a rispondere esattamente alle domande, a sorvegliare le sessioni di esame la polizia stradale anche in borghese. L'attività di monitoraggio sulle patenti di guida già rilasciate ha invece permesso di accertare che 7 cittadini marocchini e 2 albanesi avevano ottenuto la conversione della patente di guida rilasciata dalle autorità degli stati di provenienza, attestando falsamente di aver acquisito la residenza in Italia da meno di 4 anni, tempo entro il quale, in virtù di accordi bilaterali, la stessa è convertita senza formalità aggiuntiva. Le patenti a suo tempo rilasciate sono state così sottoposte a sequestro preventivo, sino al termine del quale gli intestatari non potranno guidare, ottenere la restituzione di quella rilasciata nel loro paese d'origine e averne una nuova in Italia. Infine, i controlli hanno permesso di sottoporre a sequestro carte d'identità, titoli di viaggio per stranieri e patenti di guida contraffatte. Sempre la cronaca: i carabinieri di Brano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino originario dell'Ecuador residente a Genova. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine perché gravato da precedenti di polizia, si era messo alla guida nonostante avesse bevuto più del consentito. Avrà però ha perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada, è stato portato al pronto soccorso e i carabinieri hanno qui richiesto i controlli per accertare il tasso alcolemico, risultato poi essere 4 volte superiore al limite consentito. Per tale motivo l'uomo è stato ovviamente segnalato, la patente di guida gli è stata ritirata per la successiva revoca. La cronaca giudiziaria ora: stamattina ha processato un napoletano in tribunale a Cuneo accusato di assenteismo nella pubblica amministrazione. I fatti risalgono al 2012-2013, quando l'uomo abitava a Fossano e lavorava per la scuola di applicazione dell'esercito a Torino. Ancora un fenomeno di assenteismo nella pubblica amministrazione è accaduto a Torino, ma il furbetto risiedeva a Fossano al momento dei fatti, che risalgono fra il 2012 e il 2013. FC, queste le sue iniziali, napoletano, era in udienza oggi a Cuneo, accusato di truffa. Era dipendente della scuola di applicazione dell'esercito che ha sede nel capoluogo regionale. L'uomo si fingeva malato, ma in realtà sarebbe andato a vendere fra i banchi del mercato. In tribunale è stato ascoltato il suo medico di base, ha spiegato che il paziente si recava continuamente da lui lamentando ansia e stress dovuti all'ambiente di lavoro, una condizione anche confermata da uno specialista napoletano, o almeno così l'uomo aveva raccontato al medico, medico che gli prescriveva medicinali ansiolitici e redigeva i certificati di malattia, sovente concedendogli la mutua anche senza visitarlo ma solo sentendolo per telefono. Durante il processo ho sentito anche un impiegato dell'ufficio personale, ha spiegato come quando l'uomo faceva ritardo e tentava di contattarlo sul cellulare questo suonava vuoto, poi il giorno seguente si metteva in malattia.
I carabinieri hanno già verificato come le attestazioni fossero autentiche, acquisite online e trasmesse regolarmente all'INPS. L'udienza è stata aggiornata a luglio per gli ultimi testi. All'età di 93 anni è morto a Torino il pittore e incisore Francesco Franco, nato a Mondovì il 1 ottobre del 1924. Era sposato con la pittrice Lea Giramati. Dopo essersi diplomato all'Accademia Albertina di Belle Arti nel 1956, era diventato allievo di Felice Casolati per la pittura e di Marcello Boglione e Mario Calandri per quanto riguarda l'incisione. È stato titolare di cattedra della Scuola di Tecniche dell'Incisione della stessa Accademia Albertina. A Savigliano Università, grazie ad un bando ministeriale da 5 milioni di euro, sarà completato il restauro dell'ultima ala al fondo dell'ex convento di Santa Monica. L'operazione è stata possibile grazie alla sinergia tra l'Università di Torino e 3 fondazioni bancarie, CRT, CRC e CRS. Nella manica che sarà recuperata saranno realizzati alloggi per gli studenti. Anche l'ultima ala rimasta da ristrutturare nel complesso dell'ex ospedale militare al fondo del convento di Santa Monica tornerà presto all'antico splendore. Una buona notizia per l'Ateneo Saviglianese, frutto della collaborazione tra le fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, di Cuneo e di Savigliano, grazie a cui sarà possibile ottenere un finanziamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale bando ministeriale a cui si è partecipato, che prevederà uno stanziamento effettivo superiore ai 5 milioni di euro, è stato reso possibile previo cofinanziamento dell'Università degli Studi di Torino del 50% dell'opera. Considerata la messa a disposizione dell'immobile una quota di 665.000 euro già versati dall'Ateneo, il Ministero a metà dicembre ha però comunicato di ritenere insufficiente l'offerta se non vi fossero aggiunti ulteriori 650.000 euro entro la metà del mese di gennaio. Ma essendo tale cifra indisponibile da parte dell'Università di Torino, il rettore Gianmaria Iani si è rivolto allora alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano per valutare la possibilità di coprire la cifra indicata. A quel punto, essendo troppo alta la richiesta per la sola fondazione CRS, quest'ultima ha iniziato una serie di contatti con altre due fondazioni del territorio, la CRT e la CRC, per vedere se fosse possibile una collaborazione risolutiva. Una collaborazione che si è concretizzata: i due enti hanno deliberato d'urgenza uno stanziamento di 500.000 euro, la fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e di 100.000 euro quella di Cuneo. Alla fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano è dunque spettato il compito di colmare i 55.000 euro mancante, stanziamento che gli organi deliberanti hanno votato all'unanimità. I tre enti evidenziano ora come, con tale azione, sia stato avviato non solo un importante investimento per la città di Savigliano, ma anche un fattivo percorso di collaborazione fraterna tra le tre fondazioni. Nella manica che verrà recuperata, attualmente in forte stato d'abbandono in balia di erbacce e piccioni, saranno realizzati alloggi per studenti. Dalle 9 di oggi, giovedì 1 gennaio, è aperto al pubblico l'ampliato parcheggio accanto alla stazione ferroviaria di Alba in Corso Canale. Dopo i recenti lavori sono più che raddoppiati gli stalli di sosta, passati da 30 a 72. La nuova area, attualmente con fondo di ghiaia stabilizzata, sarà invece asfaltata in primavera. In progetto anche una corsia di manovra, un'aiuola centrale, due posti auto per disabili, parcheggi per motocicli, illuminazione con torre, faro centrale, percorsi pedonali pavimentati di accessibilità e marciapiedi, arredo, reintegrazione del verde e spazio riservato alla campana raccolta vetro. Parliamo ora di sanità e di un dato che fa capire quanto i cuneesi si stiano abituando sempre più a pagare i ticket attraverso il web invece che recandosi allo sportello. Nel solo mese di gennaio 2018 l'incasso dei pagamenti online è stato di 58.000 euro, quasi il doppio rispetto allo stesso mese del 2017. Il 30 gennaio l'ASL Cuneo 1 ha proceduto all'adeguamento dei propri sistemi informatici per consentire il pagamento online mediante il sito Sistema Piemonte anche dei ticket relativi alle prestazioni radiologiche, endocrinologiche e diabetologiche. Oggi, quindi, tutte le prestazioni ambulatoriali dell'ASL Cuneo 1 che danno luogo ad un ticket sono pagabili online, con la sola eccezione delle attività del Dipartimento di Salute Mentale e del DEA Pronto Soccorso. In quest'ottica, Fabio Aymar, direttore della struttura Bilancio e Contabilità, fornisce dati significativi che riguardano il solo gennaio.
In un mese, grazie alla convenzione con le farmacie e al numero sempre maggiore di utenti che procedono in proprio, l'incasso via web è stato di 58.000 euro, mentre in tutto il 2017 è arrivato a poco meno di 35.000 euro. Numeri che gratificano l'ASL, che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di incrementare il pagamento online, evitando agli assistiti costi di trasferimento e perdite di tempo allo sportello. E per chi non dispone di una carta prepagata o di una carta di credito, nessun problema. L'ASL ha stipulato una convenzione con alcune farmacie che permette agli assistiti di pagare il ticket online con un costo aggiuntivo massimo di 1,50 euro. Domani, venerdì 2 febbraio, Cuneo ospita la quinta edizione di Una vita da social, la campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo, un tour di 47 tappe sul territorio nazionale ed europeo. L'iniziativa si svolgerà in Piazza Galimberti dalle 9 alle 13. Gli operatori della polizia postale a bordo di un truck allestito con un'aula didattica multimediale illustreranno le insidie del web a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado che partecipano al progetto. Preoccupa infatti sempre di più l'inconsapevolezza dei ragazzi rispetto alle conseguenze delle azioni online. I dati dicono che 6 ragazzi su 10 condividono liberamente sui social immagini private e ben il 60% si illude di poterle cancellare per sempre. È stata inaugurata oggi invece in via Carlo Pascal 7 a Cuneo la biglietteria unica del consorzio Granda Bus, raccoglie nel suo ambito tutte le aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale della provincia di Cuneo. Il nuovo ufficio sorge nei ristrutturati locali della Casa del Turismo in piazza ex Foro Boario, dove trova sede anche la TL. Presidente, un passo importante, inaugurazione di questa nuova biglietteria unica a Cuneo. Cosa significa per voi e per tutti gli utenti questo passo davvero importante? Ma noi praticamente abbiamo scelto di fare questa biglietteria unica perché per dare un maggior servizio all'utenza, in quanto essendo diverse aziende dislocate sul territorio, ognuno aveva solo la biglietteria. In questo modo praticamente l'utente che viene qua può comprare un abbonamento che è valido su tutto il territorio della provincia di Cuneo e quindi diciamo molto più comodo in centro di Cuneo per poter spostarsi. Ecco, ci saranno anche dei servizi in più che verranno offerti da questa nuova biglietteria? Ma i servizi in più, adesso noi iniziamo questa sperimentazione condivisa con la Regione Piemonte, che naturalmente dovrebbe dare fino alla fine di febbraio la possibilità a chi è in possesso di un abbonamento già che sia mensile, che sia trimestrale, che sia annuale, di potersi spostare senza costo di spesa in più su tutto il territorio per valutare un attimo quali sono le esigenze vere, diciamo, degli utenti degli autobus. Ecco, di questa iniziativa ne avevamo già parlato, era stata presentata qualche tempo fa in comune, siete fiduciosi, no? Può essere una sorta di rivoluzione, no? Rispetto al sistema tariffario al quale siamo abituati. Beh, sicuramente diciamo, ho fatto questo primo esperimento, io credo che sia una rivoluzione sul sistema tariffario vecchio, perché noi dovremmo arrivare a dare la possibilità all'utenza di spostarsi sul territorio naturalmente senza spendere di più, e se viaggerà di più la possibilità invece di spendere di meno. Prosegue il percorso di approfondimento e promozione delle tematiche relative alla mobilità sostenibile del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bra, che dall'inizio dell'anno si è riunito già 2 volte per organizzare le prossime azioni, in particolare con il supporto del Comune, della cooperativa Ericam, con la persona di Matteo Monge e dei docenti incaricati. 35 membri del CCR hanno iniziato le riprese di un video promozionale che vuole spiegare in maniera immediata e divertente i vantaggi dello spostarsi in maniera green. Ci spostiamo ora ad Ogliani per incontrare Antonio, che ha lasciato una brillante carriera nell'edilizia tramandata di generazione in generazione per dedicarsi all'agricoltura biologica. Siamo ad Ogliani, in borgata Biarella, è una borgata proprio all'ingresso del paese di Einaudi, come conosciuto da tutti, e soprattutto siamo di fronte ad una panetteria particolare di un ragazzo, si chiama Stefano Musso, che ad un certo punto della sua esistenza ha deciso di lasciare un lavoro certo nell'edilizia, fra l'altro portato avanti da professionista, per
intraprendere un'attività del tutto diversa, soprattutto collegata alla terra e alla natura. Quando è che lei decide di lasciare l'edilizia, un lavoro tramandato di generazione in generazione, per iniziare a fare il pane? È successo tutto 3-4 anni fa, con la nascita del mio primo figlio. Ho deciso di stare più con la famiglia, di godermi un po' di più quello che avevo intorno, e allora abbiamo rivalutato i terreni che avevamo, che li abbiamo sempre dati in gestione gratuitamente, facendo un orto biologico di svariate giornate di terreno. Facciamo un'agricoltura, oltre che biologica, simbiotica. Utilizziamo dei funghi e delle micorrize che aiutano queste piante a venire sane, forti e robuste, e abbiamo affiancato questa attività dell'agricoltura, per sopperire anche il periodo invernale che c'è meno da fare, una agripanetteria, dove facciamo cuocere, dove produciamo il pane fatto con il grano che noi produciamo e poi portiamo a macinare. Ecco, la sentivo prima fuori onda che nei suoi sogni c'è anche l'idea di farsi un mulino. Beh, non sarebbe male poter far vedere al pubblico che maciniamo il nostro grano, far vedere il prodotto finito dal campo alla tavola, ecco. L'idea è innovativa, l'agricoltura è biologica e parte in un punto storico di questa frazione, dove però c'è un forno che è tutt'altro che nuovo, possiamo vederlo? Certamente, questo forno veniva usato da tutta la borgata, venivano decine e decine di famiglie a far cuocere il venerdì, il sabato e la domenica. Noi non abbiamo fatto altro che cambiare il fondo, perché era consumato dopo 70 anni, e a metterlo tutto a norma per l'HACCP, quindi tutto lavabile, tutto a norma. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è proprio tutto fatto a mano come una volta. E così è rimasto. Non abbiamo inventato niente di nuovo, facciamo il pane come facevano i nostri nonni e come ci hanno insegnato i nostri genitori. Grano e ricette, quindi non solo la lavorazione del grano, ma anche la ricetta del pane, quella di una volta? Beh, gli ingredienti sì, le ricette ce le siamo sviluppate noi, perché una volta non si usava fare delle lunghe lievitazioni, almeno qua da noi, mentre noi facciamo delle lunghe lievitazioni, lasciamo riposare gli impasti in maniera che siano molto più digeribili. Non utilizziamo grassi o materie prime chimiche, ma utilizziamo olio extravergine di oliva e pochissimo lievito, mentre per un certo tipo di pane usiamo la pasta madre, e facciamo tutto manualmente, dai grissini che li stiriamo a mano uno per uno, ai micconi, al taglio delle micche e quant'altro. La cultura che ci porta a Saluzzo domani, venerdì 2 febbraio alle 21, al Teatro del Marchesato di Piazza Vinei, debutta la Locandiera con la regia della giovane Ludovica Aprile e la compagnia La Macchia Impossibile, la rivisitazione in chiave contemporanea della celebre commedia di Carlo Goldoni. Al Teatro Magda Olivero invece, sempre alle 21, sempre domani, sono attesi Filippo Bessone, Azio Citi e Luca Uccelli, rispettivamente nei panni di Padre Filip, Padre Orc e del Chirichetto, in la seconda cena canonica. Pagina sportiva con la pallavolo maschile in primo piano. Dopo una settimana di stop, il VVC Mondovì è pronto a scendere in campo per la prima sfida valevole per la Pool B, la seconda fase del campionato. Domenica i monregalesi esordiscono in casa contro Potenza Picena ed il capitano Emiliano Cortellazzi si dice fiducioso. Sono passate quasi due settimane dalla fine della regular season del campionato di pallavolo maschile di Serie A2. Il tempo per il VBC Mondovì per ricaricare le batterie, lavorare in palestra ed affinare la forma fisica in vista di un finale di stagione tutto da vivere. La squadra di Barisciani ha chiuso in crescendo, conquistando la qualificazione alla Pool B, un mini torneo che raggruppa le squadre che si sono classificate tra il quinto e l'ottavo posto nei due gironi al termine della regular season. Con alcune particolarità, le formazioni si portano dietro il punteggio acquisito negli scontri diretti con le squadre del proprio girone, contro le quali però non giocheranno più.
La Pool B prevede infatti 4 gare di andata ed altrettante di ritorno da disputarsi in sfide incrociate contro le avversarie del girone avverso. La formula porta alla possibilità per le due squadre che alla fine delle 8 giornate risulteranno prima e seconda classificate di accedere agli spareggi con le ultime due della Pool A per raggiungere i play-off. Le ultime due se la dovranno invece vedere con le prime due della Pool C per evitare i play-out, mentre le squadre che termineranno tra il terzo ed il sesto posto saranno salve e termineranno la loro stagione. Impresa quest'ultima che cercherà di raggiungere Mondovì, che però parte da fanalino di coda con soli 3 punti all'attivo. Il primo match è in programma domenica in casa contro Potenza Picena. Chiaro che partendo così bassi in classifica non è facile, ma non è sulla bocca di tutti. La cosa che mi può far sorridere è che siamo partiti con grandi aspettative e nessuno poi ci ha creduto più in noi. Adesso, visto che nessuno ci crede più in noi, vediamo di rendere di nuovo le aspettative un pochino più alte. E bello anche il discorso, curioso il discorso di giocare contro squadre dell'altro girone che sono comunque nella tua stessa fascia, e credo che sia un bel girone il nostro, con squadre abbordabili sia per noi che per le altre. Per il momento da Telegranda è tutto, noi naturalmente vi ringraziamo per averci scelto ancora una volta, vi ricordiamo l'appuntamento con Granda Mattina domani mattina dalle 6:30, buon proseguimento.